La NASA e gli astrofisici si metteranno mai d'accordo sulla forma della Terra? No. Perché? Perché è piana. Il 17 marzo, giorno di San Patrizio, il dottor Jane Hagen, del Laboratorio Navale delle Ricerche, ha annunciato che il Vanguard era posizionato e pronto per il lancio sulla base missilistica atlantica di Cape Canaveral. Il Vanguard 1, un satellite della Terra, è stato messo in orbita con un perigeo a 409 miglia come punto più vicino alla Terra e ad un apogeo di 2453 miglia dalla Terra. Ci si aspetta che rimanga in orbita per centinaia di anni. Le sue batterie solari alimenteranno i trasmettitori che forniranno informazioni a generazioni di scienziati della comunità mondiale. Un momento, che cosa hanno detto? Che le batterie dureranno centinaia di anni? Probabilmente nel 1958 avevano una tecnologia che sicuramente è stata persa, perché nelle condizioni ottimali una batteria può raggiungere tranquillamente i 15 anni di vita sulla Terra. Ve lo immaginate nello spazio? Le informazioni ricevute dal Vanguard 1 ci permetteranno di determinare la vera forma della nostra Terra, che ha una leggera forma di pera. Se vi piace, guardate le foto dallo spazio. Si vede che la Terra è una sfera. Non è proprio una sfera. È oblata. Ufficialmente si dice uno sferoide oblato, lo chiamiamo così. Ma non solo questo. È più larga sotto l'equatore che sopra l'equatore. E cicciottella, va bene, ha la forma di pera. E se volete addentrarvi, la Terra non è proprio una sfera, è un pochino wow. Gira e wow, la rende un pochino oblata.